Erano 3 o 4 secondi più lunghi. Bello. Quest'isola di San Paolo apparteneva una volta, nel passato, in epoca medievale, c'erano praticamente gli monaci che avevano iniziato la produzione delle reti da pesca, una produzione importantissima di cui poi parleremo. Ma oggi quest'isola ha le sembianze di una villa rinascimentale privata, appartiene alla famiglia Beretta che hanno acquistato l'isola nel 1906. L'anno scorso sanno fa festeggiato il centenario di proprietà civili nei momenti di Bergamasca. Alla sua morte la castellana fu di Bergamasca. Si dice soprattutto delle famiglie che hanno tantissimi vicoli intorno alla famiglia, una nobile famiglia che aggiungere il nome a Peschiera, aggiunto quindi nell'Ottocento. Dall'Ottocento in poi il paese verrà chiamato Peschiera Maragno. Lì a sinistra, nella parte alta, c'è quello splendido edificio. Oggi è un bellissimo ristorante albergo con piscina, ma nasce per essere un castello della famiglia Oldofredi, diventato poi un monastero. Si vede la parte a stucco gialla con gli archi, e è diventato oggi la struttura più sciccosa, quindi più interessante, dove passare le vacanze qui a Monte Isola, quindi un chiamato il castello Oldofredi, appartenuto proprio a questa famiglia che tra il XII e il XIII secolo erano la famiglia più importante del lago. La produzione delle reti è importantissima per il lago di Sé, per Montisola. È una tradizione secolare, perché i monaci dell'isola di San Paolo hanno cominciato la produzione delle reti da pesca. Guardate il piccolo borgo a sinistra, quindi dopo avrete il tempo per passeggiare qui il tragitto che permetteva di collegare Sulzano a Monte Isola. L'artista Cristo ha scelto il lago di Seo per vari motivi. Uno, proprio perché c'era questo rapporto tra la natura e l'uomo, essendo l'isola abitata da 2000 abitanti. Secondo motivo, non meno importante, Cristo aveva questo progetto autofinanziato e uno dei finanziatori è stato Beretta, proprietario dell'isola di San Paolo, attorno alla quale la passerella girava, e soprattutto un produttore di armi, quindi dal punto di vista economico un importante sponsor. Scalo di Sulzano. Sempre guardando a Peschiera, quindi alla vostra sinistra, vedete anche due case un po' grigiastre. Il cantiere per la produzione della barca del pescatore, che si chiama Naet. Naet vuol dire in dialetto navetta, navicella. La barca del pescatore ha un'antica tradizione legata alla costruzione delle barche delle gondole di Venezia, molto simile, perché noi siamo rimasti 4 secoli sotto la dominazione veneziana. A partire dal 1426 fino all'arrivo di Napoleone siamo stati veneziani, e quindi alcune tradizioni di Venezia sono legate anche al lago di Seo. La barca del pescatore assomigliava un po' alla gondola, era lunga 7 metri invece che 9, si vogava la roga veneziana stando in piedi. Oggi ovviamente le barche hanno tutti il motore, e una volta i colori si diversificavano, il colore della barca, per gli abitanti di Peschiera e gli abitanti di Carzano, il paese che raggiungeremo tra un attimo, prossimo paese sull'isola, perché così quando i pescatori si trovavano nel lago sapevano se il pescatore proveniva da Carzano o proveniva dal borgo di Peschiera. Oggi in quei cantieri ancora si producono le barche, ma non soltanto i proprietari sono dei maestri d'ascia, producono anche barche non soltanto per il lago, anche per il mare, che sono barche uniche perché non vengono fatte in serie, quindi è veramente
donna su un cantiere molto liscio quotidianamente per andare a lavorare. Non c'è lavoro per tutti sull'isola, un 40% comunque di abitanti resta sull'isola a lavorare, sono legati prevalentemente al turismo, coloro che restano sull'isola e non soltanto, comunque anche chi produce, ovviamente chi lavora nel settore tessile della produzione delle reti da pesca, che è un lavoro ovviamente che interessa tutta, insomma, tutto l'anno, quindi non è semplicemente un settore turistico. Sfondo orientale del lago, notate come i olivi, che sono la vegetazione tipica, e come il lago alle pendici si gettano direttamente a bordo lago, e di conseguenza i paesi hanno poco spazio a bordo lago e sono tutti costruiti quindi in salita, e quasi tutte le case possono godere comunque di vista lago. Qui fissicato. Lisa è fissicato. La malasina, perché venire di sale. Com'è bello il Monte Isola! Ma cos'è questo qui? Questo è quello. Peschiera? Cos'è la peschiera? Gli orari. Vedi che fanno le reti, qui posso. Come si chiama peschiera? Monte Isola. A Monte Isola. No, è cinese.
ci sono secolo scorso, poi c'è uno la canapa con le bucce castagne per dargli un colore di vinaccia. Io i pesci. I pesci di lago. Sì, vegno. Sai, così riprendo, così non mi sfugge nulla. Quello lì è moderno, non è il nostro, no? Ah, è il nostro. Sì, è il nostro. Ah, lui. Caffè dei porti. Guarda, noi siamo andati al santuario, siamo andati in cima di qua, eh? Dal santuario in alto, eh? Sì, quindi monte. Sa che siamo andati su un pezzo, ma... Sì, ma... Santuario, no? Sì, esatto, fino al santuario. Ma è questo comunque, eh? Ma adesso voglio da mangiare, siamo, prova a pigliarne uno. E dove siamo saliti, dove siamo scesi. No? Come no? Panini focacce, guarda che... quello, vedi, quello lì è già una cosa un po' caratteristica, no? Da prima. E questo. Ma dovrebbe però vedere il santuario è qua. Lo vedremo da qualche parte. No, non mi piace che si trova. Messo. La luce è sfungata. La sfungata. Andiamo a prendere un panino. E punti più, per spaccati i denti. Scusi. Laura! Tucci Info Point. Andiamo, entriamo e diamo le informazioni? Grazie mille signora. Siamo di qua, innanzi. Prendi qualche altro stampato se pensi. E qualcuno di altro.
Vieni! Guarda che bello quelle, tutti i vimini. Senti, qui vedi, senti, qui, qui se vuoi comprare il salame e altre balle, forse qua dentro, poi vuoi vedere? Puoi andare a vedere, a fare una capatina. Allora. E va a cavallo. Eh? Lago di Seo, ricetta. Il codegone, qual è? Quello di capra col ginepro. Abbiamo fatto lì, quello dice che costa 8 euro. È un presidio sul figlio, guarda, è una chicca. Ci faccio lo sconto, dai, già. Dai, guarda che faccia. 19, 19. Quanto costa il salame il chilo? 28. Però. Il codegone qual è il codegone? Il codegone è quello là. E questo invece cos'è questo? Questo è il nostro salame, lo sa. Ho capito. E questi invece cosa sono questi? Agone, agone di lago, la chiamiamo sardina. Ah, ho capito. E questo è formaggio al... Allora, questo presidio sono tutti qua, è un fatto lì, è un formaggio fumicato con le vacche di ginepro. Ah, okay. Se no, ne ho un altro che è questo. Una capa. Sì? Ha vinto 5/16, è un formaggio barricato nella botte del vino di bruciatura con olio d'oliva e rosmarino. Ah, però, interessante. Così che ci cerchiamo io. Compriamo un salame. Prova a vedere. C'è un salame, dai, non tanto grande. Secondo te, ne è Fabio? È buono, però. Vediamo un po', veramente. È buono, buono. Allora, adesso no. Puoi comprare anche quello lì della... Immagino no. Quanto è? Insomma. La resina e il martello della solarità, del poverello e dell'onestà. La più grande alle 12, Luisa, eh? Sì. Sì. 9, 11. Bella! In tutti i posti di come anche io. Com'è? Il salame non l'avete preso invece? No, vi consiglio di prendere il salame però perché è molto asciutto. Mi scontate. Spesso per il litoriale con l'Ira di Cerca e Sapori Storia Strolling along the lakeside and the hills
in serio fai testo stistoli a spasso, ecco, strolling si dice, andare a spasso, capito? Qui dove sta il magazzino. Come, scusa? Sembra stare il magazzino che c'è la. E questo sta il magazzino? Ma ci siamo tutti. Ah, ho capito. E là, scusa, ho fatto. Guarda, se cosa devono far mente locale. Andiamo fino lì al giro, eh? Sì, cosa della famosa passerella, la Sulzano Montisola, 18 giugno al 3-7 del 2016. È stato già un anno, eh? Ho visto, fatto un parcheggio tutto curto, eh? The Floating Piers. Alcuni sono interessanti, no? Come realizzazioni, sfruttando gli spazi. Stiamo entrando in casa e poi con la nuova legge, se non è altro molto, non possono farci niente. Aspetta, cioè, ma tu pensa che chi fa là? No, ah, sono le giuggiole, capito? E qui si va su fino al santuario in cima all'isola. Se l'ho pensata qui. Allora? Sì, l'ho trovata, ma non gliel'avevo detto. Perché cosa, ma ci vengono a prendere, cos'è che fanno? Sì. Capito? Zitto! Va giù, no? Va giù, no? Grazie. Vai giù, vai giù, c'è il paese, dai. Sì, dai, va giù. Vediamo, magari passiamo per la chiesa. Qua in zona qua.
Buongiorno. La chiesa dov'è che si, si può arrivare di qui alla chiesa? Sì, sì. E dove sei per giù? Grazie. Del cagnù. È mica caratteristica, innanzi. È caratteristica, no? Aggiungo anche i piatti di limoni, senza problemi. Guarda che, tu devi guardare a sinistra e a destra, eh? Devi guardare a sinistra e a destra, anche qui, anche a sinistra è bello. Sono dei profumi meravigliosi di arrosto. Anzi, arrivi o cosa stai? Sai così capisce cosa, dove siamo andati, eccetera, quando io mezzo il film in rete? Dal titolo. Qui è così buio. Per vedere in profondità con questi forellini, no? E la lente. Vedi pochissimo, ma la profondità è ineccepibile. Insieme a NHK giapponese, sulla falsa riga, quello che c'è diffuso su YouTube. NHK è una divisione della televisione giapponese. Da qui forse qui di qua la chiesa. Le chi? Come tu guardi? Cosa c'è? Cosa c'è di là? Di qua siamo già in vista chiesa. Guarda che bello questo piccolo. Che arcangelo secolo XVII. Sono chi, eh? Fai.
Amica, visto il cartello che era di terra, da questo voglio mangiare. Mi sono trovato più duro. Ma non può essere grave. Possiamo scendere anche di qua, Venanzio. Vieni a vedere qua, di qua. No, eviti. Guarda, Freddy. Ma adesso rientro i via, che si decida, adesso si già fuori quelli che... Adesso si fatta più tranquillamente, sì, non capisco. E poi dopo si compra quella elettrica, beh... Quindi adesso si compra la mountain bike, strepitoso, alte basi con brodo ripieno. Ora il scelago con la legna. La materna.
Questa è una sposina, Una sposina, no? Sbaglio. Sì. Tronco dritto sulle sino cime. La bella tronca c'è che c'è una persona. Va bene. Thank you.